Chiedo gli appunti perché essendo in 5 non è facile ricordarseli tutti, però piano piano ci ricordiamo. Allora, andiamo con Fabio. Fabio è il più giovane del nostro club, è un giovane nato nel 2000, quindi per far capire ovviamente anche l'età. L'ho conosciuto quando aveva 14 anni e siamo cresciuti insieme, mettiamola così. Attualmente si è diplomato, ovviamente, perché avendo 20 anni si è diplomato a ragioneria a Porto Sant'Elpidio e studia per essere avvocato. È anche lui molto attivo nel volontariato, è iscritto Avis, è iscritto Admo, nell'associazione della Croce Verde, nell'associazione di volontariato della Protezione Civile, nell'associazione dell'associazione di quartiere Ferienze e ovviamente iscritto nella mia associazione San Crespino. Lui è un po' il mio braccio destro, dove ci sono io non può non esserci lui. Io in modo molto cercale, in modo molto brutto, dico una mia creatura, perché a 10 anni di differenza l'ho voluto un po' crescere come me, e quindi è un orgoglio per me ovviamente fargli parte di questo incarico, e ovviamente voglio presentarlo a tutti voi in questa bella sala, perché oggi è la serata degli auguri, quindi meglio di questa serata non c'era. Veramente grazie Paolo, grazie Fabio. Bene, e uno è andato. Andiamo con Edoardo, mio coetaneo, ovviamente siamo anche noi cresciuti insieme e abbiamo fatto sia a livello di scuole superiori e poi successivamente nella vita. Lui, diciamo così, durante il secondo anno della Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche di Trento è stato assunto da un'azienda leader in Italia nel campo LCT, di distribuzione hardware e software. Il primo anno è stato un semplice tecnico hardware, poi nel secondo e terzo anno è passato responsabile MRA. Poi, quarto e quinto anno, dirige e parte del marketing come responsabile vendite. Ha curato rapporti con la distribuzione tedesca e olandese di Erwin. Purtroppo, 3 anni fa, la società ha avuto problemi fiscali e ha dovuto chiudere. Ma ovviamente questa non è stata la sua conclusione. Fu così che ha preso i suoi risparmi e investito tutto aprendo 2 piccole aziende. Una società, un SRL per il commercio di componentistiche elettroniche e hardware, accompagnata da un e-commerce. Vende in tutta Italia e in Europa hardware, PC con configurazioni personalizzate. Un workshop e un server. Come seconda azienda, ovviamente, gestisce un laboratorio per riparazioni hardware, configurazioni server e riparazioni di qualsiasi campo in campo elettronico e informatico, da semplici smartphone a tablet e PC. È dura, ma ovviamente lui non volerà mai come noi. Quindi grazie Edoardo per essere entrato in questa grande famiglia. Ovviamente Edoardo Vesprini, anche lui nel 1990 mio coetaneo. Grazie. Andiamo al terzo, vieni Luca. Allora. Giustamente. Allora, lui è Luca Bermartri, nato a Porto Sant'Elpidio nell'88, il 3 febbraio, è diplomato in un liceo socio-psicopedagogico a Fermo, laurea triennale e magistrale in scienze storiche, facoltà di lettere e filosofia di Macerata, ha un master di secondo livello in scienze dell'amministrazione e innovazione nella pubblica amministrazione, facoltà sempre scienze politiche di Macerata. È presidente dell'associazione storico-culturale Artorius, sempre di Porto Sant'Elpidio, ha qualificato di istruttore fitness e bodybuilding nella palestra e ovviamente è insegnante precario, purtroppo, mettiamola così, e attualmente è assessore del comune di Porto Sant'Elpidio, ovviamente in ambo,
culturale, servizi sociali, scuola, volontariato. Diciamo che a posto del video ne sono tante le cariche, quindi grazie Luca, anche lui è un po' più vecchio di me, ma non era ormai la roba che non c'è più da. Grazie. Ci siamo qua, siamo arrivati al quarto, Andrea, lui si chiama Andrea Giuliani, anche lui mio coetaneo, ed è nato a Fermo nel febbraio, il primo febbraio del 1990, residente a Porto Sant'Elpidio, è laureato all'Università Politecnica delle Marche in laurea in infermieristica. Attualmente svolge la mansione di coordinatore infermieristico del blocco operatorio della Casa di Cura Villa De Pini, a Guglia Verde a Fermo, perdonami, volontariato presso la Croce Verde di Porto Sant'Elpidio, presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Fiat to Fight, è qualificato come istruttore Krav Maga, autodifesa israeliana militare e istruttore di Fushitempo Karate, qualificato come coordinatore regionale Marche di Fushitempo Karate, qualifica internazionale istruttore IPSA e coordinatore generale del settore difesa della Federazione Italiana FIM Italia con sede a Roma. Lui è anche una grande, oramai avete capito, sono tutti i miei ragazzi che ci siamo cresciuti insieme, ma il primo blocco sta proprio lì, creare una bella squadra, perché se vuoi creare qualcosa devi crearti un bel gruppo, quindi grazie ovviamente anche a te Andrea. Grazie. Bene, siamo arrivati all'ultima, ma ovviamente per non di importanza. Lei voglio leggerla perché è veramente un personaggio che bisogna un attimo ascoltarla. Lei ovviamente è Alessandra Rocchetti, laureata in biotecnologia all'Università di Camerino. Vince una borsa di studio Erasmus grazie alla quale studia in una prestigiosa università dell'Irlanda del Nord. Prosegue i suoi studi all'Università Statale di Milano, dove viene selezionata per il Master in Biotecnologie Vegetali. Lavora al suo progetto di tesi presso il CNR di Milano e la sua ricerca è stata riconosciuta di interesse scientifico da diverse riviste del settore. A qualche mese dalla laurea conseguisce con il massimo dei voti e la lode e vince una borsa di studio di dottorato ad Oxford, dove con successo farà ricerca per 5 anni nel campo della biologia vegetale e microscopica. Durante il dottorato riveste diversi ruoli istituzionali, quale rappresentante degli studenti nella Commissione per la Tecnologia e Sviluppo dell'Università e riceve dei riconoscimenti nazionali, tra cui il più significativo, il premio del L'Oreal UNESCO, che riconosce le prime 10 donne in Inghilterra per la ricerca e la divulgazione scientifica. Per 2 anni si dedica all'insegnamento, prima come docente universitario, poi come tutore presso uno dei migliori college inglesi. In Inghilterra ha iniziato a coltivare la sua passione per la divulgazione scientifica, organizzando iniziative finanziate dall'università atte a coinvolgere la scienza di un pubblico non specializzato. È giudice in carica per Google Science Fair, una competizione internazionale per giovani scienziati under 16. È l'unica in Italia. Il suo ruolo è selezionare i migliori finalisti che voleranno in California per raccontare i loro progetti direttamente nella sede di Google. Ora in Italia continua a occuparsi di divulgazione scientifica con progetti di volontariato e svolge ricerca e sviluppo per aziende private. Grazie, perché non so se avete capito, ma questa sera non abbiamo
preso delle persone, abbiamo preso degli elementi che porteranno qualcosa in più per questa squadra. Quindi vi ho rubato un po' di tempo, ma ovviamente io il mio primo ringraziamento, dopo aver spillettato lei, è veramente a tutti voi. Credete in noi giovani, perché si dice molto questa parola, la fuga dei cervelli, vero? Ma la forza sta anche in chi rimane qui e lotta, perché noi abbiamo una forza e non smetteremo mai di lottare, perché questa è il nostro, è la nostra città, questo è il nostro paese e ce la metteremo sempre tutta. Grazie veramente a tutti. Grazie veramente.